in collaborazione con Eccoci qua, guardate che meraviglia, ci ha portato Margherita Cecchella, titolare del Girasole, ricordiamo sempre, si trova a Guastalla. Buongiorno. Buongiorno e ben ritrovata Margherita per parlarci di allestimenti per matrimoni. Ce l'eravamo un po' detti, Margherita, la scorsa settimana, lo scorso venerdì, stiamo davvero entrando nel periodo giusto per i matrimoni. Sì, da maggio in poi è il periodo dei matrimoni, maggio, giugno. Luglio. Ecco, però, come dire, il periodo è giusto perché bisogna prepararsi prima, sì. Pensare comunque all'addobbo floreale che è una delle componenti fondamentali di un bel matrimonio. Sì. Oggi cosa fai? Oggi faccio un braccialetto che può essere sia da sposa che da damigella, da testimone, perché no? Sì. Vai. C'è una base innanzitutto che è tipo quelli che si usano quando si è piccoli, sai? Sì. Ok, quelli con la base in ferro. Allora, lo faccio con tre roselline. Un braccialetto abbiamo detto, Pensiamo, sì. Giustamente Manuel ci propone la musica tipica. Vai su pure con l'audio, Manuel, vai. Fantastico, grazie. Abbiamo rivissuto dei momenti, ho fatto rivivere anche ai miei telespettatori a casa dei momenti unici e irripetibili appunto del nostro matrimonio. Scusami, sai, Margherita, lo sposto appena, poi lo torno a prendere soltanto per ragioni di inquadratura. Intanto quello che noi vediamo in piccolo ovviamente qui riguarda intanto i colori, perché il colore principale di un matrimonio è il bianco, sì. È vero? Sì. È quello che va per la maggiore, dopo si può abbinare con altre cose. A me piace molto col verde adesso, che è bello fresco, ma anche il lilla, c'è chi fa il rosso. Sì. Qualsiasi colore si può abbinare. Dopo chiaramente sempre nel rispetto della chiesa, perché ci sono i vari stili e anche dei gusti della sposa, perché alla fine è il suo giorno, giustamente, e deve scegliere lei in base anche al suo abito, che è la cosa più importante. Allora, torniamo nel dettaglio sulle mani di Margherita per vedere come stiamo procedendo con questo braccialetto per la sposa o la damigella. Pensiamo alla sposa, dai, però poi ma sì, dopo io ho fatto anche altre cose, se non volevo dire. Tipo questa è una cosa semplicissima, più per le bambine, sì, da mettersi proprio come coroncina, che è carinissima, perché adesso oltre, vabbè, all'addobbo classico ci sono tantissimi elementi in più che si possono aggiungere, quindi non solo il classico bouquet, ma tutto il resto. Ti serviva ancora? No, io sono a posto. No, perché scusa, io ho spostato la materia prima. Allora, dicevamo, rosellina e stiamo infilando un fil di ferro? Sì, un fil di ferro e poi dopo bisogna usare la colla per i fiori freschi, che esiste anche la colla per i fiori freschi. Sì, perché noi non l'abbiamo detto, però questi sono fiori freschi. Tutto vero, sì, per quel giorno lì assolutamente. Non si può usare nulla. No, di sarebbe troppo triste. Però sono talmente belle queste roselline, sono perfette. Ecco. Sì. Quindi la colla per fiori freschi esiste, non fa nulla al fiore? Quindi. Non fa niente, anzi lo mantiene anche abbastanza, cioè un braccialetto del genere deve durare tutto il giorno fino a sera. Sì. Quindi chiaramente deve tenere, ma soprattutto cioè non deve rovinare il fiore. Sì. Che è la cosa più importante. Il segreto di affidarsi poi dei professionisti è proprio quello. Il matrimonio è lungo, perché è una giornata impegnativa, sì. E bisogna essere in qualche modo perfette dalla mattina alla sera. Diciamo che i fiori sono la cornice in tutte le foto e i video di quel giorno ci sono. Soprattutto bouquet o queste cose che uno può utilizzarle poi dopo anche al ristorante, per dire se uno ha un bouquet un po' impegnativo, può appoggiarlo lì e avere comunque una cosa carina tutto il giorno. Allora, adesso aggiungi? Allora, io ho le foglie, cioè queste foglioline qua, le ho tutte arrotolate, così. Ah, perfetto. Solo per dargli un tocco diverso, sì, una sì, forma sì. Anche diversa. Esatto. Sembra tutto vero, anche le foglie sono assolutamente vere. Senti, ma quando arriva la sposa da te al girasole, arriva accompagnata dalla mamma,
arriva sì. accompagnata dalla futura suocera, con chi arriva? No, di solito la mamma. La mamma. Sì, la mamma. Lo sposo proprio raramente si vede. Si vede raramente, però a volte anche lo sposo, cioè non si, ma ci sono alcuni che vogliono scegliere anche loro, giustamente, anche se di solito i fiori viene dato tutto. È un incarico che viene lasciato sì. molto volentieri anche sì. insomma alla futura sposa, sì. perché insomma il gusto femminile non sbaglia, devo dire, no? Sì, i fiori no. più richiesti per il matrimonio? Allora, vabbè, a parte la rosa solita, io direi ortensia, peonia, comunque sono tutti fiori d'effetto, e il garofano fa sempre un bel effetto anche nelle sfere che adesso vanno tantissimo. E poi dopo anche l'isianthus, che è quel fiore che avevamo usato una volta qui, sembra quasi una rosellina, ma non lo è. Mm-hmm. Ah sì, lo ricordo. Esatto, che è molto carino. Da... La calla? Anche la calla, sì sì sì, anche la calla tantissimo. Va ancora, quindi, sì, insomma. Sì sì. Beh, sono quelle cose intramontabili come l'abito bianco, è difficilmente esatto. può passare di moda la calla. Da bouquet è molto bella anche la fresia. Sì. Molto bella, piccola, profumata. Questa invece per dire la calla. Sì. Guardate che finezza, sarà che io ho fatto tutto calle, però veramente bello. Qui sì, è stato tutto smontato e rimontato per fare un unico fiore gigante mm-hmm. con le calle. Per dire, anche questo è semplicissimo, però da portare quel giorno è molto bello. Poi, visto sì. che adesso tutti hanno o il punto luce o la perlina, così usiamo gli elementi anche nei... Vabbè, o nel bouquet, ma anche in queste cose qui, eh. Quindi richiamiamo sì. un po' quello che fa parte di noi, no? In quel esatto. giorno. Vedete quanta cura c'è però nei dettagli, eh? Quel giorno lì non si possono tralasciare. E ovviamente questo tipo di allestimenti in generale per i matrimoni, come ci si prepara, Margherita? Io perché... consiglio 3 mesi prima dal sì? fiorista, almeno. Perché bisogna guardare la chiesa, bisogna vedere tante cose, poi a volte si fa anche l'allestimento del ristorante, non sempre, però spesso si fa anche quello, quindi bisogna organizzarsi. E io di solito con gli sposi vado anche a fare un sopralluogo insieme a loro in chiesa, proprio per vedere anche sia le loro esigenze, sia quello che richiede un po' la chiesa in sé, come strutturata. Quel giorno per te il lavoro inizia molto presto. Sì. Perché non è che si possano inizia fare queste anche il giorno cose. Prima, direi. Esatto, però una settimana prima, sì. perché stiamo parlando di fiori freschi. Sì, e è tutto da fare è tutto all'ultimo. Da fare praticamente all'ultimo. Allora, vediamo. Te lo metti tu? Sì, volentieri. Destro-sinistro è uguale. Vale. Guardate che meraviglia, però. Che eleganza. La prossima volta mi prendo anche l'abito. È e bello, arrivo. Bello, molto bello, molto fine, molto elegante. E a dir la verità, insomma, non ci si mette tanto tempo. No, è una cosa carina. E poi secondo me è proprio anche da portare tutto il giorno. È un po' molto impegnativo. Giovane, molto leggero, leggero, comodo. Sì. Dopo, vabbè, noi li presentiamo sempre dentro a delle cose così, quando li consegniamo a casa delle spose, così è più carino. Sembrano gioielli preziosi alla fine, vero? Sì, esatto, come se fosse un gioiello. Bellissimo. Allora, abbiamo detto, siete in tempo proprio, dipende un po' dalla data del vostro matrimonio, sì. però mettetevi avanti. Qui vediamo anche delle candele, perché sì. vanno molto questo le candele. Questo è, per dire, ristorante, tavolo sì. del ristorante, semplicissimo, perché c'è una candela galleggiante, l'acqua con i sassi sotto, e abbiamo legato un fiore in modo che non che rimanga giù dove lo sì. vogliamo tenere noi, gli specchi che fanno sempre effetto perché allargano, quindi anche con poco, perché qua ci sono proprio 3 fiori, si può creare un effetto bellissimo. E avevo preparato anche un'altra cosa, ecco, questi per dire sono dei cuori, è fatto tutto di velo da sposa, sì. gisofila, ok, e questi si legano ai banchi in chiesa. Ah, bello. Ah, carino, invece del solito fiocco uno può anche mettere poche cose del genere. Mm-hmm. Ah. Guardate, sono carinissimi, dai, sono quelle cose un po' diverse per differenziare quel giorno lì. Beh, anche perché gli sposi magari a volte sono alla ricerca di un qualcosa che nemmeno sì. loro sanno, e allora lì l'importante è affidarsi proprio a un professionista, sì. perché se mai ti dicono un'idea o pensano di essere stati abbastanza chiari anche nel dire adesso quello con che il cellulare arrivano con ecco. tutte le foto, sono sempre prontissimi. Dopo è chiaro che sì, bisogna sempre lasciarsi un po' consigliare anche dal fiorista, perché
essendo il nostro lavoro, sappiamo cos'è più o meno indicato. A volte arrivano con delle foto di bouquet che magari sono fatti di fiori finti, ecco. No? E dopo realizzarlo vero è tutta un'altra cosa, quindi bisogna sempre poi chiedere un parere al fiorista, che è un professionista che ti segue in quel giorno lì nella scelta dei fiori. E poi è una grande passione anche quella, sì, insomma, del fiorista sicuramente. È impegnativo organizzare, allestire un matrimonio, sì, Margherita? Sì. Sì, cioè a parte il lavoro prima di organizzazione, comprare tutti i fiori, le quantità, preparare, dopo quel giorno lì hai la chiesa, devi andare a casa dello sposo, a casa della sposa, addobbare la macchina, la bottoniera per l'uomo, e poi dopo, quando hai finito tutto quello, c'è tutto il ristorante, quindi tutto l'allestimento. Sei in ballo tutto il giorno. Però è come giorno, se ti sposi anche tu. E tra l'altro ricordiamoci che, essendo il giorno più bello della vita di una, sì, persona, deve essere, insomma, tutto perfetto. Deve essere assolutamente perfetto. Sì. Margherita, grazie. Grazie davvero per averci portato anche queste creazioni, questi allestimenti, una piccola parte evidente, no, di quello che, sì, poi Margherita fa in quel giorno. Noi ci vediamo anche il prossimo, sì, venerdì per parlare... Per parlare di sorpresa. Ah, va bene, perfetto. Va bene, allora vedremo. Grazie, okay, grazie, ciao. Margherita, grazie davvero. Io vado da questa parte.